quest'anno, se uno legge i criteri per l'iscrizione al campionato in Serie B, vengono i brividi a tutte le società di Serie B. Perché? Perché i parametri sono cambiati, sono più stringenti, perché si cerca di avere società sostenibili per evitare i problemi del passato, che io ritengo una cosa sia giustissima, e quindi le società di calcio, a meno che non siano di Paperon de Paperon, e ce ne sono magari qualcuno in Serie B, ce n'è, per il resto devono far lavorare il calcio, e quindi devono fare mercato, lo dovranno fare anche nel mese di gennaio, perché quei parametri serviranno, non sono più attendibili quelli di giugno, ma lo saranno anche quelli di gennaio, per avere le condizioni per l'iscrizione. E quindi, siccome noi teniamo molto a questo aspetto qui, io farò tutto il possibile, addirittura stiamo ragionando in società anche per una ricapitalizzazione, per mettere dei soldini freschi in società, per cercare di non avere nessun tipo di problema, e farò tutto il possibile perché il Pescara non abbia mai di questi problemi. Io credo che quest'anno sia l'anno zero del Pescara. Abbiamo avuto la bravura di creare un discreto patrimonio che chiaramente a tempo debito andrà sul mercato, e con il ricavato il Pescara sarà una società gioiello, ve lo assicuro. Questo per quanto mi riguarda. Io credo che la mia politica, la mia idea di calcio è sempre stata questa, non mi sono fatto mai trascinare, non ho mai giocato alla roulette o rosso-nero, perché non esiste. Purtroppo negli anni ci sono state società che hanno giocato tutto su un numero, poi se il numero non è uscito hanno finito di fare la società di calcio. Io questo aspetto qui non lo voglio nemmeno pensare, quindi Pescara farà sempre quello che potrà fare in base ai suoi bilanci, in base a quello che è il lavoro che saprà fare sul campo, cioè di andare a prendere dei giovani bravi, farli giocare, valorizzarli, venderli, mettere del denaro in società per far sì che la società sia tranquilla.